programma è offerto da Officine.pro. Metterci alla prova conviene. Amici appassionati di motorsport, eccoci pronti per una nuova scoppiettante puntata di Go Kart TV. Questa sera vi parleremo di un campionato e di una monoposto che hanno veramente dell'incredibile. Naturalmente, per farlo al meglio, noi abbiamo la nostra super Valentina Bonariva, ben ciao, ritrovata. Ciao Ricky, buonasera a tutti. Come detto, oggi parleremo di un campionato e una vettura sensazionale. Vi sto parlando della GRIP. Il campionato in questione è la G1 Series, veramente una serie strepitosa che anch'io ho avuto la fortuna di provare e testare con le mie mani. Durante il corso della trasmissione vi parleremo anche di questo, però per farlo al top abbiamo bisogno di super ospiti, vero Vale? Assolutamente. A parlarcene quest'oggi ci sarà uno dei piloti protagonisti della scorsa stagione, Cosimo Papi. Buonasera, ciao Cosimo. Buonasera a tutti. E non poteva mancare, visto che stiamo parlando di motorsport in Italia, il direttore di Live GP TV, Marco Privitera. Ciao Vale, ciao Ricky, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Allora, iniziamo a parlare di questo super campionato molto competitivo, ma anche molto economico, adatto sicuramente a un pubblico kartistico, quindi a giovani piloti che vogliono affacciarsi al mondo del motorsport, ma anche a dei gentleman driver. Allora, tra poco avremo in collegamento il communication manager della serie GRIP, ossia Marco Maddaloni, ma prima vorrei chiedere a Marco Privitera di svelarci un po' quelle che sono le caratteristiche e la forma sicuramente adrenalinica di questa monoposto. Assolutamente sì, G1 Series by GRIP è un campionato che fa dell'adrenalina e della passione i propri punti di forza. È pronto per scattare, per quanto riguarda la stagione 2020, vetture velocissime, motorizzate Aprilia, dunque un partner d'eccezione per questo campionato che gode di una grandissima visibilità mediatica grazie alle dirette streaming di tutte le gare, partner eccellenti per quanto riguarda la comunicazione e naturalmente la vettura è questo splendido oggetto che vediamo anche nelle immagini, è pronto per regalare grandi emozioni anche nel corso della stagione 2020. Una soluzione adatta sia per i giovani kartisti che vogliono affacciarsi al mondo delle monoposto, magari senza dover spendere necessariamente un budget eccessivo, ma anche per i gentleman driver. Dunque una monoposto veloce, esigente, formativa, adatta a tutte le età, che comunque sicuramente ci ha regalato e ci regalerà grande spettacolo anche nel corso della stagione 2020, prevista tra l'altro in tappe e contesti davvero prestigiosi. Sì Marco, perché nel 2020 in effetti la G1 Series vedrà la propria terza edizione e a proposito volevamo chiederti delle linee guida di questo bellissimo campionato. Intanto i punti di forza sono rappresentati dai costi, ne parleremo naturalmente nel corso della puntata, ma anche da un calendario, come hai detto giustamente, che vedrà la G1 Series by GRIP presente su alcuni dei principali autodromi italiani. Si correrà a Monza, si correrà su altri circuiti, Misano, Vallelunga, insomma una stagione davvero ricca di adrenalina e non vediamo l'ora che questa annata agonistica possa partire con tutti i suoi protagonisti. Quando è che si parte? Si parte il 18-19 aprile dal circuito di Varano de Melegari e poi grandi aspettative per quanto riguarda questa stagione nell'ambito della Formula X Italian Series. Noi a tal proposito, pensate, dall'Israele abbiamo in collegamento telefonico il communication manager della GRIP, ossia Marco Maddaloni. Sentiamo se è in collegamento. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Che tempo fa in Israele, Marco? Fa sole, l'inverno in Israele è così molto,
Molto buono, perché sempre sole fa un po' di caldo. Ah, bene, bene, beati voi. Ecco, Marco, io ti volevo chiedere innanzitutto come nasce l'idea del progetto G1 Series by Grip e insomma di darci qualche novità. Questo progetto è cominciato con Tamir e Gil, che sono i due founder della G1, della macchina G1. Loro, Tamir è stato in Italia, gli ha fatto un internship con Dallara e sempre aveva un sogno di creare questa, una macchina così di costo, un costo basso, però di una forza buona come è la G1, no? Okay. E di là è cominciata tutta la storia. Ah beh, che bello! E come mai avete scelto proprio l'Italia per sviluppare questo campionato, questa vettura? Perché l'Italia è un paese molto conosciuto per le gare e le macchine buone. In Israele non c'è così, non è la stessa cosa. E di tutto il paese l'Italia, l'opinione da noi, è un paese che è più meglio per fare questo tipo di lavoro e creare una macchina così, e anche una serie come la G1 Series. La vostra è una vettura anche molto performante e spinta da un propulsore fornito da un partner di calibro di Aprilia, quindi è una collaborazione molto importante, giusto? Sì, giusto, davvero, e questo è un altro motivo, perché il motore di Aprilia è un motore molto forte, il performance del motore è fantastico e anche è un motore italiano, e come noi siamo in Italia cioè, vogliamo lavorare con il supplier italiano, e Aprilia è fantastico per la macchina. Questo è il motivo. Certo. Ecco, scusami italiano che non è così buono. No, non ti preoccupare, anzi complimenti, perché sono Israele, comunque parlare italiano, ti dobbiamo fare i complimenti. Quali sono i punti di forza della G1 Series, Marco? Cioè, uno dei punti molto importanti della G1 Series è creare una democratizzazione delle sport motore, perché il sport motore, come conosciute, è uno sport molto costoso, e la G1 crea un tipo di democratizzazione per creare questo accesso alle sport motore. Questa è una parte. L'altra parte è la parte di tecnologia molto avanzata. Israele è un paese conosciuto di tecnologia, e così noi anche creiamo il RAMP, che è un sistema di racing media platform, che si chiama, che è on board di tutte le macchine G1 e le Series, e di là utilizziamo vari tipi di tecnologia per la macchina, per i piloti, per il miglioramento dei piloti, e anche per le persone che guardano la serie in TV, certo, capire meglio che cosa succede nella serie. Tutto questo è una parte molto importante. Io dico che la tecnologia è uno dei punti principali di differenza della G1 TV. Perfetto, Marco, noi ti ringraziamo veramente tanto, e che dire, buon 2020. Grazie a voi, anche a lei. Grazie, ciao. Ciao. Ecco, Vale, dopo aver salutato Marco, io direi di andare a parlare con il nostro pilota in studio. Assolutamente. Cosimo Papi lo scorso anno è stato uno dei grandi protagonisti del campionato, riuscendo fino all'ultimo a rimanere in lizza per il titolo, giusto? Sì. E quindi noi ti vogliamo chiedere, da pilota, quali sensazioni ti regala una vettura del genere? Le sensazioni che regala questa macchina sono sensazioni bellissime, cioè è una macchina molto semplice e diretta, è una macchina, diciamo, semplice, ma al contempo molto difficile da portare al limite e riuscire a rimanere al top con i grandi piloti. Però è una macchina che sicuramente è un buon trampolino di lancio, comunque un buon inizio per i ragazzi che arrivano dal kart o comunque che vogliono provare la loro avventura nel mondo del motorsport. Esatto. Io a tal proposito, Cosimo, ti vorrei chiedere
quanto può essere indicata per i giovani kartisti che appunto vogliono accedere al mondo del monoposto, che poi è un po' il sogno di tutti i piloti, e soprattutto a livello economico, so che è un campionato comunque accessibile. Certo, come ho detto, è una macchina, secondo me, molto indicata per un ragazzo molto giovane, perché comunque le sensazioni sono le sensazioni vere di un Formula a livelli importanti, come può essere un Formula 4, un Formula 3. E appunto, essendo a costi molto bassi, è accessibile, diciamo, a molte tasche e a molti ragazzi, e quindi sicuramente per iniziare è la formula più giusta, e anche perché da quest'anno le gare verranno disputate sui circuiti importanti, quindi certo. È formativa, è sicuramente. Sì, ecco. Anche a livello di esperienza. Ti volevo chiedere, cos'è la cosa che ti colpisce di più di questa macchina? Intanto ti vediamo proprio all'opera, seduto sulla tua grip in questo 2020. Sicuramente... Scusate, nel 2019. Sicuramente il feeling che hai con la macchina quando, diciamo... Ti approcci, inizi, sì, a spingere. Perché comunque, come ho detto prima, è una macchina molto molto sincera. Qualsiasi tipo di... cioè percepisci tutto quello... Che stai facendo all'interno della macchina. Tra l'altro, quindi... le sportellate non sono mancate l'anno scorso. No, soprattutto a Varano, in gara 2, è stata bella. Ecco, ma tu, come detto, eri in lizza per il campionato fino all'ultima gara. Cos'è successo? Perché non ti sei aggiudicato il titolo? È una bella domanda. Diciamo che... purtroppo non siamo riusciti ad essere proprio in lizza per la vittoria all'ultima gara, per le prime due gare di approccio, che comunque non essendo proprio semplicissima nel portare al limite, anch'io ho avuto bisogno di un po' di tempo per comunque adattarmi. E poi dalla terza gara in poi i risultati si sono visti, come a Rijeka in Croazia, che abbiamo fatto primi assoluti. E poi da lì è stato un susseguirsi di buoni risultati, e purtroppo però anche con un po' di gare virtuali non sono riuscito ad avere i punti necessari, ecco, per proprio vincere il titolo. Anche se ad Adria abbiamo fatto primi assoluti all'ultima gara. Ma però non è ci abbiamo provato. Non è bastato. Ci rifaremo. Esatto. E tra poco ne sapremo di più su tutto il mondo grip, in quanto anch'io, grazie a Marco Privitera e naturalmente lo staff grip, ho potuto provare una monoposto di questo calibro. Volete sapere com'è andata? Un po' di pubblicità e poi torniamo da voi. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Ci prendiamo cura noi della tua auto. Ma i ricambi sono di qualità originale equivalente? Certo. Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta? Naturale. Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene. Garantisco io. Il tuo sogno in pista propone a tutti gli amanti del brivido e della velocità una possibilità unica. Diventa pilota per un giorno e prova anche tu, presso il mitico circuito della Formula 1 di Monza, le performanti Lotus marchiate Il tuo sogno in pista. Vuoi stupire? Acquista le gift card personalizzate del tuo sogno in pista, regalerai una giornata di pura adrenalina. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti.
Per avere tutte le informazioni e le date disponibili, www.iltuosognoinpista.it. Ed eccoci tornati insieme in questa speciale puntata di Go-Kart TV, dove si sta parlando approfonditamente della G1 Series e del monomarca appunto Grip. Proprio così, Riccardo. E nei giorni scorsi sei stato protagonista di un test in pista durante il quale hai provato questa super vettura. Quindi io non voglio sapere nient'altro, ma neanche i nostri telespettatori. Guardiamoci insieme questo servizio. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Varano, vedete siamo appena arrivati per dei test ufficiali Grip, una monoposto straordinaria che oggi mi faranno provare. Per me è la primissima volta in monoposto, vediamo un po' come va. Eccola qua, la macchina è questa, come vi dicevo, una Grip, motore motociclistico dell'Aprilia. La stanno preparando e tra un po' mi cimenterò anch'io alla guida di questo bolide a quattro ruote. Questo è il rumore della Grip, siamo nella pit lane di Varano de Melegari, si stanno scaldando i motori, c'è su una ragazza brasiliana, sicuramente andrà più forte di me, però vediamo un po'. C'è anche Marco Brivitera con noi. Ciao a tutti. E quindi che dire, oggi i piloti. In bocca al lupo, Ricky, non spingere troppo, mi raccomando. No. Piano piano. La pole position la facciamo la prossima volta. Sì. Number one. E ragazzi, oggi per l'occasione ho portato anche quel chiodo di mio fratello che proverà anche lui la Grip. Vedremo chi andrà più forte. Sei pronto? Sono pronto. Pronto, eh? Mi sono cambiato, eccomi qua. Pronto per salire in macchina. Per tutti gli amici kartisti, perché è veramente una vettura molto molto prestazionale che si avvicina a un kart ed è una via di mezzo tra un kart e una Formula 3. Quindi ragazzi, sicuramente Grip. Purtroppo la giornata è finita, ci tocca cambiarci e tornare al nostro lavoro in televisione. Sarebbe stato bello fare il pilota. Guarda Ricky che mi sono studiata la pista, ti sfido la prossima volta, quando fai attenzione. Ti è piaciuto il servizio, Vale? Assolutamente sì. Sono andato fortissimo, Cosimo, esperienza fantastica, ma da pilota dimmi, cosa ne pensi della mia prova? Direi che prossimo anno, nel 2020, potresti fare il campionato e potresti giocarti anche la vittoria, se continui così. Che falso. Dipende, che falso, dipende, perché se c'è la buona riva non lo so. Lì. Abbiamo parlato prima dei punti di forza della G1 Series. Marco, tra l'altro so che anche quest'anno le gare si svolgeranno in contesti agonistici molto prestigiosi.
Hai detto bene, Riccardo, infatti, come hai detto in precedenza, le gare si svolgeranno nell'ambito dei contesti agonistici della Formula X Italian Series, che tra l'altro è il campionato italiano più seguito sui social network, diretta streaming per tutte le gare, calendario davvero ricco di avvenimenti importanti, con l'esordio a Varano dei Melegari, ma poi si correrà anche a Misano, a Vallelunga, a Monza, il gran finale nel mese di ottobre. Ma soprattutto io vorrei ancora una volta sottolineare le caratteristiche di questo campionato, perché è l'unico campionato al mondo che assegna ai piloti che vi partecipano dei punti sia al termine delle gare reali in pista, ma anche al termine delle gare virtuali, perché nell'ambito dei medesimi weekend agonistici i piloti, una volta scesi dalle rispettive monoposto, salgono a bordo dei simulatori e si sfidano in queste prove che assegnano dei punti validi per il campionato. Poi tra l'altro Marco Maddaloni in precedenza ci ha detto vogliamo attuare un processo di democratizzazione del motorsport. È un termine molto significativo secondo me, perché parliamo di un monomarca, quindi tutti i piloti hanno le medesime opportunità di mettere in mostra quelle che sono le proprie doti e soprattutto a costi assolutamente vantaggiosi. Quindi sono davvero tanti i motivi per cui ci si può affacciare a questo mondo della G1 Series by Grip con dei partner tecnici d'eccezione. Tra l'altro Cosimo prima diceva, esaltava le caratteristiche di questa macchina, le vogliamo ricordare, pesa poco più di 400 kg, ha 210 cavalli, sospensioni push rod, telaio tubolare, insomma davvero gli ingredienti sono tutti al loro posto per divertirsi e far divertire. Ecco Marco, ma parliamo anche di costi naturalmente. So che ci sono delle formule molto economiche per partire e c'è anche un pacchetto che viene proposto dalla G1 Series by Grip, chiavi in mano. Esatto, infatti con soli 48.300 euro c'è la possibilità per i piloti di avere un pacchetto completo chiavi in mano, nel senso che fondamentalmente hanno a disposizione la vettura per il weekend di gara, un set di gomme nuovo per ogni gara, la possibilità di avere il box, un ingegnere di pista e poi naturalmente il confronto con i vari tecnici, l'accesso alla telemetria, quindi è molto importante, c'è un sistema di telemetria molto sviluppato per poter consentire al pilota di poter capire dove sbaglia e correggere i propri errori. Dunque questo pacchetto costa 48.300 euro più IVA all'anno, altrimenti si può scegliere di acquistare la vettura con 58.900 euro, si ha la possibilità di disputare l'intero campionato, quindi dei costi assolutamente accessibili. E come abbiamo detto in precedenza, rappresenta la soluzione ideale per chi magari proviene dal mondo del karting, non ha il budget per approcciare un altro tipo di campionato, però in questo modo riesce a spendere la metà rispetto ad altri campionati e comunque avere l'opportunità di mettersi al volante di una monoposto davvero formativa. Quindi soluzioni rivolte ad un'ampia fascia di potenziali piloti. E tra l'altro so che lo scorso anno ha corso in una gara anche Luca Filippi. Esatto, Valentina. Infatti Luca Filippi è stato presente e ospite Grip nell'ambito della gara svoltasi a Varano dei Melegari. Era il penultimo round stagionale. Tra l'altro Filippi è stato wild card in quella circostanza, invitato dallo sponsor, dal main sponsor di Grip, che è Fiverr, che aveva realizzato un contest mettendo in palio la possibilità di disegnare una livrea che poi appunto ha preso parte a quella gara, e a vincere è stato un designer tedesco, una vettura gialla molto appariscente, molto bella. Luca Filippi l'ha portata al limite, seppur in condizioni di pista molto bagnate in quella circostanza, riuscendo a cogliere il secondo posto finale, quindi un ottimo debutto per Luca, pilota che non ha di certo bisogno di presentazioni. Ma essendo arrivato secondo, vogliamo anche sottolineare l'elevata competitività, perché se un Luca Filippi arriva secondo vuol dire che la competitività è alta in pista, Marco. Assolutamente, Riccardo, ma infatti abbiamo piloti di assoluto livello, al di là di Cosimo Papi, che è comunque un ottimo pilota e ha lottato fino all'ultimo per il titolo. Ricordiamo che nel 2018 e nel 2019 a vincere è stato Yaren Stern, pilota israeliano con trascorsi anche in Euro Formula Open, ma poi tra i principali protagonisti abbiamo anche il portoghese Miguel Matos. E poi in pista ci sono stati anche piloti provenienti dal mondo dei simulatori, come Enzo Bonito, che partecipa al campionato di sport di Formula 1. Quindi insomma tanti... C'è stato anche Andrea Fontana. C'è stato anche Andrea Fontana, Gianmaria Gabbiani e poi anche dei gentleman driver che hanno provato questa vettura con buoni risultati. Quindi una vettura davvero per tutti i gusti. Bene. Bene, noi siamo curiosi allora, Marco, di sapere come ci si può mettere in contatto con Grip ed avere maggiori informazioni.
Naturalmente è disponibile il sito web www.grip.com. Mi raccomando, Grip si scrive con 3i, non esatto. dimenticatelo. E stiamo vedendo in sovraimpressione adesso il sito. Esatto, e attraverso il sito web è possibile naturalmente anche prenotare le sessioni di test che vengono messe a disposizione dal team, e quindi c'è l'opportunità di assaggiare le caratteristiche di questa vettura e poi magari, perché no, provarla direttamente in pista in una delle gare che, ricordo, verranno trasmesse tutte quest'anno in diretta streaming anche sui canali di LiveGP. Per chi volesse provare la vettura, ragazzi, io l'ho provata, quindi in prima persona vi posso dire che non è divertente. Di più, ho avuto l'adrenalina addosso per altri 3 o 4 giorni, veramente straordinaria esperienza. Ma abbiamo parlato del 2020 di Grip, cosa ci sarà? Ma ora vogliamo sapere da Cosimo Papi cosa ci sarà per lui in questo 2020. È una bella domanda. Per il momento non c'è niente di concreto. E, diciamo, negli anni della mia carriera, iniziando con i go-kart e approdando poi nel 2016 nelle macchine, l'esperienza si è evoluta nel tempo, e per il 2020 vorremmo riuscire a fare uno step in più e provare a metterci veramente in gioco in una categoria molto importante. Ok, so che ci sono tante cose in ballo in questi ultimi giorni, tra l'altro, ma magari, insomma, ci verrai a svelare cosa farai nelle prossime puntate. Ma se uno volesse seguirti sulla tua pagina Instagram o Facebook, come può fare? Semplicissimo, mio nome e cognome, Cosimo Papi, e sia su Instagram che su Facebook. Su Facebook ho sia un profilo privato che una pagina. E niente, ecco, probabilmente tutte le news verranno pubblicate sui social, quindi perfetto, seguitemi. Bellissima puntata, cara Vale. Sì, abbiamo parlato di una monoposto veramente straordinaria, guidata da un fenomeno come me di caratura internazionale. Aspetti in pista e poi vedremo. Esatto. Marco Privitera, grazie mille per essere stato con noi e averci dato tutte queste super informazioni sul mondo Grip. Grazie a voi, è stato un piacere, buonasera a tutti. Cosimo Papi, ti auguriamo un gran 2020 e in bocca al lupo per il tuo futuro da pilota. Crepi, e grazie mille per questa opportunità. Seguite anche la nostra Valentina Bonariva sui suoi canali social, che ne vedrete veramente delle belle in tutti i sensi. E noi che dire, andiamo un attimino in pubblicità e poi partirà una puntata di Orrace TV, questa volta dedicata alle due ruote. A tra poco. Ciao, alla prossima. Ciao. Questo programma è offerto da... Officine.pro, metterci alla prova conviene.